Trieste-Bolzano è il match of the week della 21esima giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. Una buona serata nel Palachiarbola, tra poco in campo le due protagoniste per completare il quadro di un 21esimo turno nel quale il Bolzano va a caccia dell'unico punto restante per chiudere il discorso legato all'accesso nei playoff, per entrare matematicamente tra le prime quattro, per proseguire una marcia vincente che vede la formazione del tecnico Boris Vorsek in vetta alla classifica. Trieste invece ha cambiato allenatore. Sulla panchina c'è il tecnico ma anche il giocatore Andrea Carpanese, che Trieste arriva da una vittoria importante contro Bressanone la settimana scorsa. Tra poco le squadre in campo, ascoltiamo i tecnici però. Prima di tutto Boris Vorsek, tecnico del Bolzano, che invito qui al mio fianco per commentare quella che è la partita. Buonasera mister, I'm sure that you have good memories in this portal. Sono sicuro che lei ha buoni ricordi in questo impianto. Qui Bolzano infatti ha vinto due settimane fa la Coppa Italia, but today is another important match against a strong team, Trieste, with a new coach Andrea Carpanese. It's not an easy match for you. First, yes, good memories, very good memories, but that's only memories. We must work and continue. Today is very hard match because Trieste is, my opinion, between first five, six teams in Italy. And the team who change coach, it's always have more enthusiasm, more motivation, more emotion. It's a very hard match, also very important match for us because Bressanone lost yesterday. We have chance to go to plus six. Sì, infatti è una partita molto importante per Bolzano, ha perso ieri il Bressanone, dunque il Bolzano ha la possibilità di allungare in classifica. Sì, sono solo ricordi naturalmente quelli legati invece alla vittoria in Coppa Italia. What about the physical condition of your team today? Well, we are in a very good condition after Coppa Italia. Self-confidence is on a high level and we are in very good condition. I'm sure that we can play a very good match, but we need to play a very good match if we want to win today. Thank you. Thank you. Condizioni fisiche ed emotive sicuramente positive, quelle del Bolzano che arriva qui dove ha vinto, lo ricordiamo ancora, la Coppa Italia. Per quanto riguarda il Trieste invece c'è sicuramente aria nuova, quella portata dal tecnico Andrea Carpanese, che invito qui al mio fianco, triestino doc, che conosce benissimo la piazza. Che aria si respira a Trieste dopo la vittoria della settimana scorsa contro Bressanone, che non è mai una vittoria come tutte le altre qui al Palachiarbola? Beh, è stata sicuramente una bella partita, l'abbiamo giocata col cuore, come che in fin dei conti il nostro pubblico ci chiede di giocare, no? E quello, ho dovuto solo un attimo tranquillizzare i ragazzi e pensare solo che si divertissero. Hai svestito praticamente in pochi giorni, no? I panni di giocatore, hai preso invece quelli di allenatore. Come ha risposto la squadra, i tuoi compagni di squadra di fatto fino a poche settimane fa, probabilmente lo sono anche ancora adesso un pochettino, e come vedi la partita di stasera contro Bolzano? Beh, per prima cosa non mi fanno più entrare in spogliatoio, è un po' dura, però va bene, per piano mi abituerò. E sono stati veramente bravi, ho la fortuna di allenare questi ragazzi che sono fantastici, perché hanno capito subito e la responsabilità che richiede il mio ruolo e loro si sono sicuramente responsabilizzati molto di più. E poi basta, poi l'importante è andare avanti per la nostra strada e il gioco che abbiamo cercato di imporre. Grazie. Tra pochissimo dunque il fischio d'apertura, Trieste da una parte, Bolzano dall'altra, siamo al Palachiarbola, impostazione c'è Pierluigi Di Marcello, ci fermiamo solo per un attimo, linea alla regia Milano e poi il fischio d'apertura del Match of the Week della 21esima giornata, tra poco.
Il Palachiarbola a Trieste è uno di quei campi in grado, con la sua atmosfera, il suo fascino, di livellare differenze tecniche e di classifica. A questo dovrà fare molta attenzione stasera il Bolzano, capolista e regina indiscussa della Serie A1 maschile, ma ospite della Maidoma formazione alabardata. Amiche e amici della Pallamano, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, una buona serata. Trieste-Bolzano, il match of the week della 21esima giornata di regular season, dopo la quale ne mancheranno 5 al termine della prima fase, prima di entrare nel vivo della stagione, nel rush finale con i playoff scudetto. Vediamo cos'è accaduto ieri nelle altre gare, negli altri incontri di questa 21esima giornata, perché soprattutto c'è un risultato: la vittoria di Fasano, che ha battuto 21-19 il Pressano. Pressano che dunque rallenta e dà la possibilità al Bolzano di allungare in classifica. Vittoria importante anche per Gaeta in chiave salvezza, 31-24 contro il Cingoli. E poi anche il Conversano che si conferma battendo 33-24 in trasferta il Cologne. Classifica della Serie A1 maschile dopo 21 turni che se ne sono andati in archivio. Il Bolzano, come vedete, là in vetta, ha la possibilità di accelerare ancora. Conversano ha raggiunto il Pressano. È aperta, è apertissima invece la lotta tra Cassano, Magnago e Fasano, legata al quarto posto. Pierluigi. Eh sì, che bella questa classifica e soprattutto che bella questa fase del campionato, accesissima sia in testa che in coda. Lotta per i playoff e lotta per la salvezza, tutto ancora acceso, tutto ancora molto emozionante. Stasera invece, ovviamente, favori del pronostico, e non potrebbe essere altrimenti, che vanno tutti dalla parte di Bolzano, ma il Palachiarbola nulla è mai detto. Matteo, non nascondiamoci dietro un dito, questo Bolzano è stato costruito per vincere e sicuramente lotta ogni partita per portare a casa i due punti. Questo è il segnale che ha lanciato sin dal primo giorno di questo campionato il Trieste, però dal canto suo ha il nuovo entusiasmo, la nuova energia dettata da questo cambio di avvicendamento in panchina, e soprattutto è una squadra molto più responsabilizzata. Lo ricordava anche il mister Carpanese, già il cambio stesso responsabilizza una squadra e soprattutto i giocatori. In questo caso, quando chi siede in panchina è anche un tuo compagno di squadra, è anche triestino, tutto si raddoppia. Senza ombra di dubbio. Vediamo le formazioni con l'aiuto della grafica. Iniziamo dalla squadra di casa, dalla Trieste, guidato da Andrea Carpanese, che però è in veste di allenatore giocatore, quindi lo vedrete anche in lista nella formazione triestina. Milovanovic e Modruzan sono i portieri, poi Ivic, Radojkovic e Lekovic, Rovatin, Tocchetto, Muran, Pernic, Di Nardo, per l'appunto Carpanese, Dovgan, capitan Marco Visintin, Sandrin e Sodomaco. Versante opposto invece il Bolzano, allenato da Boris Vorsek, mentre le nostre telecamere indugiano anche sullo sfondo su Carpanese. Dall'altra parte invece c'è il Bolzano del tecnico Boris Vorsek, Volarevic, Amendolaggi nella coppia di portieri, Brzic, Alilkovic, Hinner, Ebner, Kammerer, Pirker, Sonerer, Sporcic, Turkovic, Udovicic, Gaeta, Mata e Stefano Arcieri. Il tecnico in panchina è il croato Boris Vorsek, che ha vinto qui due settimane fa il primo trofeo sulla panchina del Bolzano, da allenatore del Bolzano, battendo nettamente in finale il Pressano all'esito di una Final Eight di fatto dominata dalla formazione altoatesina. Coppia arbitrale dell'incontro, formata dai signori Cardone e Cardone, entrambi provenienti da Napoli. Il delegato al tavolo invece il signor Boscia di Benevento. Tra pochissimo il fischio di apertura. Bolzano, squadra da battere in questo campionato, per quanto visto fino ad ora. Qui ha vinto la Coppa Italia, ha letteralmente dominato in Final Eight contro formazioni meno quotate, contro quelle più quotate, su tutte Conversano. Hai detto, concediamoci una battuta, non è la squadra da battere, ma sono le squadre da battere, perché questo Bolzano in realtà ha due squadre competitive sia in campo che in panchina. Chiunque entra o esca è comunque un giocatore di altissimo spessore tecnico e tattico. Senza ombra di dubbio, questa è probabilmente l'arma in più reale a disposizione di Boris Vorsek, la possibilità di cambiare giocatori che sarebbero titolari in qualunque altra squadra del campionato di A1. Assolutamente, è proprio vero, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Il mister Dvorsek lo sa perfettamente, può permettersi il lusso di provare ciò che vuole, perché sono giocatori maturi, sono giocatori di altissimo livello che in campo hanno una autonomia e una esperienza tale da poter gestire qualsiasi tipo di difficoltà. Tutto pronto per il fischio d'apertura, attaccherà
da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia rossa e pantaloncini bianchi il Trieste, si difende invece in tenuta completamente bianca il Bolzano. Trieste con una novità di formazione rispetto allo starting seven abituale schierato dalla squadra giuliana, c'è infatti Sandrin in posizione di terzino destro perché Ivic, il titolare, il mancino titolare, ha accusato problemi fisici in settimana. Radojkovic con ordine Trieste per studiare la difesa di Bolzano in questo primo attacco della partita. Pernic, la palla per Sandrin, l'uno contro uno di Lekovic, uno dei migliori giocatori del campionato arrivati dal mercato straniero. Intanto si era fatto bene spazio Pernic, che però ha commesso una invasione. Osserviamo subito questo tentativo in attacco dall'altra parte con Turkovic che va in elevazione, Gaeta lo scarico, impreciso il passaggio, errori da una parte e dall'altra. Radojkovic intanto con l'anticipo difensivo di Gaeta. Partita immediatamente a ritmi molto alti, palla persa, brutta palla persa in attacco in velocità da parte del Bolzano che sta difendendo in 6-0 con Alilkovic che cerca di infastidire la manovra d'attacco uscendo anche fuori dai 9 metri. Questo gli è costato probabilmente prima questo passaggio al pivot che non è stato tesorizzato da Pernic. Sandrin, l'anticipo però di Gaeta che ha recuperato questo pallone, può andarsene in contropiede Bolzano. Turkovic, si danno un po' fastidio Arcieri e Turkovic, riesce comunque Dejan Turkovic a sbloccare il punteggio subito la seconda fase di Trieste. Hannes Sinner-Ebner è l'ultimo baluardo della difesa altoatesina. Sì. E va bene così. Era troppo sotto probabilmente Sandrin, non è riuscito ad effettuare l'uno contro uno e come dire si è infranto contro il muro di Hannes Sinner-Ebner che l'ha praticamente placcato. Va a caccia della prima rete della sua partita a Trieste. Sandrin, Lekovic va a puntare a Lilkovic, poi lo scarico nuovamente per Sandrin. Lekovic però non ha praticamente impegnato in alcun modo la difesa che infatti non si è mossa. Cambio di posizione, Radojkovic si muove per vie centrali, va in palleggio a puntare là dove è posizionato Pernic, ha provato un passaggio troppo difficile, però pallone che non arriva a destinazione. Poi Bolzano in contropiede con Martin Sonnerer che batte Milovanovic 2-0, 2-12 sul cronometro, tutto quello che non bisogna fare, esatto, contro la difesa di Bolzano lo ha fatto Trieste. Pensavo esattamente la stessa cosa perché perdere questo tipo di palle e lasciare le ripartenze al Bolzano rende la vita ancora più facile ad una squadra che in realtà non ha bisogno di regali. Lekovic, poi Radojkovic a contatto con la difesa. Sandrina ha un'autostrada avanti a sé, mal posizionato anche Volarevic che è stato battuto da un facile pallonetto. 2-1 il punteggio, poi deve fermarsi Turkovic. Bravissimo Sandrin che ha approfittato di questa disattenzione, di questa incomprensione difensiva tra Turkovic ed Arcieri, ha ingannato tutti, compreso Volarevic che probabilmente si aspettava una palla a scalare ed era già posizionato per affrontare il tiro dall'ala. Invece Sandrin sorprende tutti. 2-1 il risultato, attacca Bolzano di fatto sulla prima palla gestita sulla difesa schierata di Trieste. Gaeta, poi Turkovic, ancora Gaeta, c'è Mario Sporcic che prova un tiro sul fianco del difensore piuttosto debole e centrale, fa buona guardia Milovanovic. Sandrin deve andare da solo perché è chiusa la linea di passaggio. Molto bravo Sandrin, intelligente nell'osservare poi il posizionamento di Di Nardo che non sbaglia. Gol e assist per lui, si presenta così, ottimo l'impatto a questa partita. 3,5 sul cronometro, 2-0 di controparziale da parte di Trieste che ha rimesso tutto in equilibrio dopo un avvio che parlava decisamente bolzanino. Invece è stata abile la squadra allenata da Andrea Carpanese a rimettere tutto in parità. Trieste che si schiera in 6-0, anche lei sfrutta tutti i suoi centimetri che ha a disposizione per cercare di infastidire la manovra d'attacco della squadra di Bolzano. È infatti un tiro forzato questo di Felipe Gaeta che termina al lato con la complicità di Milovanovic che è riuscito a deviare. Visintin per Sandrini che stavolta non ha un buon impatto con il pallone, riesce comunque con la mano sinistra a cedere nuovamente a Visintin. Si riorganizza Trieste con Jan Radojkovic a dettare i ritmi dell'attacco giuliano. Però anche il Bolzano non può permettersi questi tiri velleitari, prima con Sporcic e subito dopo con Gaeta. Chiaramente rendere la vita troppo facile al Trieste non è consigliabile. Il tiro di Radojkovic che stavolta conclude là dove ha appostato Mate Volarevic. Primo intervento degno di nota questo per Mate Volarevic. Turkovic la finta con il corpo spedito a comprare il giornale Dovgan.
aveva comunque la superiorità numerica dalla sua su quel lato Turkovic, che poi ha avuto vita facile, replay per la rete di Dejan Turkovic, mentre sul versante opposto Jan Radojkovic va a realizzare, c'è anche un cartellino giallo per Damir Halilković. Scomposta questo tentativo di rientrare in difesa da parte della compagine bolzanina, e ne approfitta Radojkovic che riesce a penetrare come un coltello caldo nel burro. Beh, facilissima questa sua penetrazione. Turkovic 3-3 il punteggio con la rete di Radojkovic, che ha risposto a quella di Dejan Turkovic. Sporcic, c'è la chiusura di Dovgan proprio su Turkovic, allora deve andare in uno contro uno Arcieri, che si trova fuori posizione. Turkovic ancora, l'uscita difensiva di Pernic che arriva quasi sui 12 metri, ottima la chiusura di Sandrin che aveva anticipato il pallone, buona difesa, buona intensità soprattutto proposta da Trieste su questo attacco di Bolzano. Il giropalla ancora della formazione altoatesina, Gaeta va a prenderlo. Quanto coraggio stanno prendendo i ragazzi di casa, stanno difendendo praticamente fin sugli 11 metri. Il tentativo di Gaeta ha bloccato il pallone con il corpo, Pernic che infatti è stato ammonito, che ci ha messo anche una gamba mettendoci tutto il corpo. Palla nuovamente nelle mani di Bolzano, gioco fermo però perché Halilković lamenta un pallone bagnato, allora prima di riprendere a giocare uno degli arnesi del mestiere, per chi si avvicina oggi alla palla a mano è la pece, certo, che aiuta i giocatori nella presa del pallone. Il grip è fondamentale, quindi il pallone deve essere in ottime condizioni per evitare poi controlli difficili sia in fase di ricezione di passaggio che di tiro. Buona la parata ancora di Milovanovic, poi c'è il lancio Radojkovic con il pallone che passa in mezzo a una selva di mani e la rete di Jan Radojkovic in contropiede. Passaggio assolutamente non perfetto, ma il controllo del corpo e della posizione di Jan Radojkovic è stato eccellente, riesce a recuperare quel pallone tutto da solo e va, si invola in rete. Ma soprattutto poi c'è un Trieste estremamente concentrato in difesa anche su questo tentativo in velocità da parte di Turkovic. Estremamente concentrato, non stanno sbagliando niente, sanno, si meritano, si vogliono regalare una prestazione degna del loro nome, del loro blasone e soprattutto di anche delle loro caratteristiche e qualità. Gaeta, la palla lasciata a Turkovic, lo scarico per Sonner che si prende un tiro difficile, infatti l'angolo era piuttosto stretto, ha parato Milovanovic con Radojkovic che poi non è stato però abbastanza attento da fare proprio la ribattuta, e allora nuovamente attacco per Bolzano, c'è il taglio di Arcieri, va in elevazione Turkovic, l'accenna soltanto in tre per fermare Damir Halilković, ammonizione per Dovgan. Ottimo l'impatto anche per Milovanovic, risponde presente anche lui in questi primi 7 minuti e 36 secondi di gioco, quarta parata per lui. Halilković che gioca d'appoggio, lascia Gaeta, poi Turkovic che va verso l'esterno a sinistra, la buona lettura difensiva di Dovgan, c'è il lancio di Milovanovic per Dovgan, è leggermente lungo, ci arriva in qualche modo e poi aveva appoggiato sul palo, attenzione al tentativo, che parata però questa di Mate Volarevic che legge con anticipo le intenzioni di Di Nardo. Sul versante opposto si rifà avanti il Bolzano, fallo su Sporcic, super parata di Volarevic. Incredibile, Di Nardo ha tirato quasi a botta sicura, forse intimorito un po', ha avuto quasi il braccino come si dice in gergo, ma prima il palo e poi Volarevic, un'autentica saracinesca, ha negato la gioia del gol alla squadra di casa. Possiamo dire che è entrato in partita Mate Volarevic, sì. È entrato anche Mario Sporcic con questa bella conclusione per la rete del pareggio. Rivediamo nel rallenti il gol realizzato dal centrale di Bolzano che in queste ultime settimane è apparso entrare pian piano in forma, è un giocatore molto importante nelle economie di una squadra che però, lo ricordiamo, in panchina al centro ha Udovičić e Brzić. Sì, sono tre metronomi, hanno in mano le chiavi, sono la cabina di regia di questo Bolzano, fanno entrare tutti in ritmo e chiaramente sono facilitati perché sia a sinistra che a destra, due nomi su tutti, Gaeta e Turkovic, facilitano e non di poco il loro compito. Dovgan sul primo palo, gran bel gol questo, ha freddato letteralmente Mate Volarevic. Rivediamo la bella rete mentre dall'altra parte il Bolzano prova subito a trovare lo spazio. Dejan Turkovic accende e spegne la luce quando vuole, rete del pareggio. Radojkovic
Sandrin sta trovando spazio e soddisfazione da quel lato del campo Trieste, ancora Dovgan. E ancora Dovgan beffa Volarevic con questi tiri morbidi sul primo palo. Volarevic lo segue e lui riesce con un controllo del corpo e del braccio assolutamente impeccabile a batterlo sul primo palo. 2-2 per lui. Bel gol anche questo, 6-5 quando il cronometro sta per andare in doppia cifra, 9-40, 9-50 in questo istante. Turković, la palla per Gaeta, poi Alilković, appoggia nuovamente su Felipe Gaeta che va in elevazione, lascia Dejan Turković che ha un'autostrada avanti a sé, incrocia ottimamente, rete di Turković. Vediamo però la rimessa veloce mentre stiamo rivedendo il gol. Sandrin ha provato un passaggio, non è andato a buon fine. Turković può gestire nuovamente questo possesso. Sfortunata, anzi infelice, la scelta di passaggio da parte di Sandrin. Poteva fare meglio, poteva andare lui e fare uno contro uno anche in penetrazione, poteva sicuramente mettere in difficoltà maggiormente la squadra bolzanina. Quel passaggio al pivot con davanti a Lilković era l'unica cosa da non fare. Sonnerer che si muove centralmente, poi Turković. È risalito Gaeta che era inizialmente posizionato come ala, è uno scarico per Stefano Arcieri che poi mette tutto quello che c'è da mettere alle spalle di Milovanovic. Concretizza un'azione corale del suo Bolzano in maniera impeccabile, anche lui chiude sul primo palo. Ma il gol di Arcieri è stato frutto di un attacco esemplare da parte di Gaeta e da parte di Turković. Hanno attaccato gli spazi, hanno chiuso, dato velocità alla palla e arriva uno scalare perfetto per Arcieri, che concretizza tutto il lavoro fatto sui compagni di squadra. Mentre lì c'è stato un fallo su quel tentativo poi di rimessa veloce da parte di Trieste, che ora può nuovamente attaccare. 11 e mezzo trascorsi e avanti Bolzano sul 7-6. Il possesso di Legovic che si è visto pochissimo fino ad ora, però in fase di tiro decisamente più prolifico ma soprattutto più efficace. Jaradojkovic, conclusione insidiosa che si infila nell'angolo, la rimessa veloce con Martin Sonner, la palla dentro per Hinner Ebner, buona la chiusura difensiva di Trieste. Chiusura difensiva, indovinate un po', di Jan Radojkovic, quindi ottima la sua intuizione in attacco che beffa tutti e poi il primo a recuperare perché è riuscito a strappare, aggiudicata fallosa in realtà, però era lui anche in difesa presente. Classe 89, Jan Radojkovic lo scorso anno, stagione non brillantissima per la verità con la maglia di Merano, è tornato qui a Trieste dove ha fatto vedere sicuramente le migliori cose della sua carriera nel campionato italiano, figlio d'arte peraltro, figlio di Freddy Radojkovic che è stato il direttore tecnico della nazionale azzurra, oltre che peraltro tecnico anche qui a Trieste. E probabilmente tornando a casa sicuramente è più comodo, è di strada. Sporcic per Turković, c'è Gaeta a destra, la palla nuovamente per Sporcic, Dejan Turković, giro palla da parte di Bolzano e poi Felipe Gaeta con una semplicità disarmante ha messo il pallone all'incrocio, ha messo il mirino sul suo Kalashnikov e ha tolto quella ragnatela dall'incrocio dei pali. Ancora Dovgan per l'ennesima volta, la terza consecutiva, scherza con Volarevic e gli appoggia il pallone sopra la testa. Addirittura Volarevic si scompone per la terza volta. Non è facile, ma Dovgan ci riesce. 8-8, probabilmente qualche responsabilità al terzo gol, inizia ad avercela anche Stefano Arcieri là su quel lato di campo, anche se Dovgan sta trovando comunque delle soluzioni non facili. Anche perché solitamente Volarevic ha, come dire, ha abituato tutti troppo bene, perché quel tiro lì, quei tiri lì solitamente non gli entrano. Gaeta, buono il passaggio per Alilković che lotta, combatte e poi fa valere tutti i suoi chili per portarsi via Di Nardo, che leggerissimo non è. Bravo Alilković, si tuffa dentro con tutto il corpo e con il braccio sinistro lo riesce a tenere alto, a confezionare un ottimo pallonetto che supera un Milovanovic incolpevole in realtà, perché aveva seguito il movimento del corpo, ma Alilković è stato più bravo di tutti. Pivot di nazionalità bosniaca, classe 92, ha giocato anche nel Nex, formazione croata che peraltro ha raggiunto la Final Four della Seca League nelle settimane scorse, sicuramente un valore aggiunto nel mercato estivo del
Bolzano, uno dei migliori pivot del campionato. Buona la parata di Volarevic su questo tentativo da parte di Lekovic, che non è entrato in partita. Non è entrato in partita, soprattutto era un tiro non in ritmo, perché non era lanciato benissimo, come del resto questo tiro di Mario Sporcic. Immediato il tentativo di lancio da parte di Milovanovic, il buon rientro della difesa di Bolzano, lo scarico per Alilković che mette il pallone sotto le gambe di Milovanovic. 2-0 di parziale, 10-8, Bolzano prova a prendere in mano la partita. Trieste che vuole subito però accelerare con Visintin, la palla per Sandrin, non c'è spazio, buona la chiusura, buono il posizionamento della difesa di Bolzano, bisogna fermarsi e ripartire. Litigano un po' sulla linea dei 6 metri, Di Nardo con Inner Ebner, chiaramente fanno a sportellate per cercare di guadagnarsi la posizione, l'uno in difesa, l'altro in attacco. Seguiamo l'attacco con Pernic, poi Sandrin, a sinistra c'è Radojkovic, Lekovic però deve fare tutto da solo, torna da Sandrin che pasticcia un po' con il pallone, segnalazione di passivo su un attacco non esattamente ficcante, incisivo da parte di Trieste. Deve fare Sandrin con un'iniziativa personale discutibile, però, perché è tutto facile per Mate Volarevic. Turković, Sporcic, nuovamente Dejan Turković, va in elevazione a Lilković, lo scarico splendido per il gol di Stefano Arcieri, azione da manuale di Bolzano. Da manuale, quanto spazio per Arcieri, lo sfrutta tutto fino all'ultimo centimetro, si apre, salta, arriva in cielo e poi schiaccia quel pallone tra le gambe di Milovanovic. Eh sì, Lekovic non sta dando quel ritmo di cui il Trieste ha bisogno, anche perché se non riesce ad essere pericoloso, gli altri compagni hanno sicuramente meno spazio a disposizione. Prova Lekovic ad infilarsi stavolta tra primo e secondo difensore, non aveva trovato soddisfazione al centro, le trova verso l'esterno, prima rete della sua partita. Ci risponde così, ottima questa sua azione personale che gli regala questa gioia del gol con un tiro morbido sul palo lungo. 118 reti in campionato prima di questa partita, di gran lunga il miglior marcatore di Trieste assieme a Jan Radojkovic, che ha messo dentro 108 reti invece in stagione fino ad ora. Attacco per Mikkel Pirker che è entrato dalla panchina, si fa vedere Turković che risale, nuovamente Pirker che ha sostituito Gaeta. Attenzione a Turković per la solita azione del Bolzano, vuole la segnalazione di passivo che arriva Pirker, il tiro che scheggia il palo e finisce al lato. Quanto movimento per Bolzano, doppio pivot, taglio dell'area di Arcieri, ma tutti fanno un lavoro incredibile. Pirker però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sandrin gli scivola il pallone, riesce a controllarlo in qualche modo, poi fa la cosa peggiore in quella situazione, c'è cioè un pallone per Dovgan, è un regalo a Bolzano che non perdona con Alilković in contropiede. Eh sì, si trova Alilković solo in contropiede, il Trieste spreca un po' e sa di non poterlo fare. E poi però l'intuizione stavolta di Sandrin è giusta, perché Di Nardo è tutto solo, non sbaglia, 12-9. Passaggio delizioso di Sandrin che da quasi da sopra la testa con un controllo anche della posizione invidiabile riesce a servire Di Nardo, che questa volta non si fa ipnotizzare da Volarevic. Naturalmente 12-10 meno 2 con questa rete segnata da Di Nardo, si scalda intanto Rovatin sulla panchina della formazione di Trieste. Seguiamo questo giro di palla con la conclusione e c'è la parata di Milovanovic, il tentativo in velocità, va Sandrin che deve andare in palleggio, viene spinto al momento del tiro, c'è un fallo e tiro dai 7 metri, anche un po' fortunato Sandrin perché si era quasi infilato in un vicolo cieco. Sì, era entrato in una strada senza uscita, poi è stato fortunato perché era riuscito comunque in volo, in velocità, a superare Alilković, se non sbaglio, che è stato costretto con questa spinta laterale ad atterrarlo, e quindi sacrosanto questo tiro dei 7 metri. Radojkovic, il tiro, pallone che si stampa sulla traversa, errore e Trieste getta via la possibilità di andare sul meno 1. 18 minuti sul cronometro, tanti gol per essere al 18esimo, 22 totali, 10-10, anche se comunque i portieri stanno facendo la loro parte. Sì, tantissime parate al loro attivo, 4 parate per Volarevic, 6 le parate per Milovanovic, e però mettiamo anche che il Trieste ha colpito ben 2 legni. Sonnerer, gesto tecnico pregevole di Martin Sonnerer che appoggia il pallone sopra la testa
di Milovanovic, la spinge quasi in porta. Sì, inganna con una finta Milovanovic, che poi chiede scusa ai suoi compagni perché si è lasciato ingannare da questa, da questo meraviglioso movimento di Martin Sonnerer. Classe 92, originario di Bressanone, di gran lunga una delle migliori ali destre del campionato. È entrato intanto Giacomo Robatin, 2002, giovanissimo, ma si è saputo guadagnare fiducia e minuti importanti nelle fila del Trieste. Eccolo ricevere il pallone in posizione di centrale, Lekovic, Pernic. Lekovic è passato a giocare a destra, Robatin che va in palleggio, poi la lascia nuovamente a Lekovic, l'uno contro uno, nuovamente Robatin, si butta dentro, Robatin, tiro dai 7 metri, coraggio e personalità per lui. Coraggio e personalità che sono state premiate con questo tiro dai 7 metri, senza paura è entrato dentro, sorprende tutti, anche Alilkovic e Sonner che in questo momento confabulano per evitare di ripetere questo errore, 7 metri per Trieste. Lekovic che non sbaglia, pallone tra le gambe di Volarevic, che si dispera perché aveva intuito ma non è riuscito a chiudere in tempo le gambe. 1 su 2 dalla linea dei 7 metri per Trieste, 100% invece per Božidar Lekovic al tiro dalla linea, 13 a 11 il risultato. È entrato Udovičić. Grande palla questa di Mario Sporcic tra le gambe del difensore per Hannesin Rebner per il 13-11. Già ripreso il gioco perché Trieste va come al solito in rimessa veloce. Lekovic che dialoga con Radojkovic che cerca il contatto, poi si butta dentro. Lekovic, sfondamento e cambio di possesso. Ha scelto la cosa più difficile, andava verso il fondo, destro di mano. Si chiama questo attacco invece in velocità da parte di Bolzano, Udovičić per Alilkovic che fa tantissimo movimento sulla linea dei 6 metri. Tantissimo movimento e i suoi compagni sanno, ha fatto tantissimo movimento e anche andato in contropiede, è un giocatore che ha un'ottima visione di gioco e soprattutto non dà punti di riferimento alla difesa, i suoi compagni lo sanno e lo cercano tantissimo. Tiro dai 7 metri con Dejan Turković, specialista per eccellenza dalla linea. Tutto pronto, la finta di Turković che non sbaglia, pallone piazzato alla sinistra di Milovanovic per il 15-11 più 4, è il massimo vantaggio fatto registrare nel corso della partita. Lekovic per Robatin, adesso Bolzano vuole scavare il solco per andare negli spogliatoi con un vantaggio considerevole, significativo, ovviamente non è dello stesso avviso Trieste. Lekovic, Trieste che è rimasta in partita fino ad ora aggrappata ai tentativi di fuga del Bolzano. Lekovic che subisce fallo, lamenta un colpo al viso. Lekovic, gli arbitri non l'hanno visto. Comunque Pernic anche lui ha avvicendato Di Nardo in posizione di pivot e anche lui come il suo compagno di squadra gioca in maniera ruvida per conquistarsi la posizione sulla linea dei 6 metri. Taglio di Visintin come doppio pivot, Robatin alza il ritmo dell'attacco Trieste, Lekovic verso l'esterno, è un invito per Dovgan ma è ancora ben posizionata la difesa di Bolzano, bisogna tornare centralmente, c'è la segnalazione di passivo, Robatin, vediamo se va al tiro Radojkovic, no, preferisce prendersi il fallo e ripartire. Che difensore anche Alilkovic, Nerebner e Alilkovic, Alilkovic più mobile di Nerebner, ma provato Lekovic, ma vita durissima per Pernic sulla linea. Sì. Non riesce a trovare un centimetro per poter prendere posizione e potersi girare. Ci sono domeniche pomeriggio migliori che trovarsi rispetto nel mezzo tra Lekovic e Nerebner. La tira fuori però dal cilindro Lekovic, rete. Questo tiro di Lekovic è stato provvidenziale perché ha approfittato della battaglia sulla linea dei 6 metri tra Pernic e Alilkovic, lui è arrivato, ha messo il piede sugli 8 metri e ha esploso questo missile supersonico che non lascia scampo a Volarevic. E siamo sul 15-12, sono queste le conclusioni di cui ha bisogno Trieste dai 9 metri anche per creare maggiori apprensioni e soprattutto per aprire gli spazi della difesa di Trieste, della difesa naturalmente di Bolzano. Attenzione al lancio di Milovanovic, buona la parata da parte di Milovanovic, 2-0 di parziale, Alex Pernic a segno, 15-13. Non è la sua specialità andare in contropiede, ma Pernic con tutta la sua voglia riesce ad essere più lesto di tutti e a punire il Bolzano in contropiede.
uno dei reduci dell'ultima generazione scudettata di Trieste, anche se naturalmente a livello giovanile, della quale hanno fatto parte anche giocatori come Michele Oveglia, figlio del direttore sportivo Giorgio Oveglia. C'è un'ammonizione intanto alla panchina per proteste sulla panchina di Trieste. Sì, si riscaldano gli animi, tanta energia, tanta voglia, l'importante è non strafare. Comunque questo Trieste sta ben figurando contro questa corazzata, contro la corazzata del Bolzano. Si poteva pensare ad un allungo del Bolzano che avrebbe complicato la marcia in questa partita del Trieste, che non si è lasciata staccare. Udovicic che va in uno contro uno, ha lasciato a Pirker, si fa sentire però la difesa di Trieste. Che intensità, c'è un due minuti però per Di Nardo, che ha avuto la colpa di restare leggermente laterale rispetto al movimento di Udovicic. Non deve esagerare con le proteste Di Nardo, perché ha rischiato un 2+2. Questo il Trieste non se lo può permettere. Il Trieste ha bisogno di lui e soprattutto ha bisogno di non rimanere in inferiorità numerica. Si danno una pacca tutti quanti i giocatori rimasti in campo, i 5 rimasti in campo, per serrare le fila. Esatto. Pirker su questo attacco in superiorità numerica di Bolzano, è la prima superiorità numerica della partita. Il pubblico del Palachiarbola però fischia perché vorrebbe una segnalazione di passivo su questo attacco di Bolzano, che ovviamente non si ha fretta. Eh sì, infatti, anche perché si è riallungato nei tempi dopo la sospensione temporanea. Tiene però la difesa di Trieste, tutto l'orgoglio triestino in questa difesa. 9 metri, ripreso il gioco, Udovicic, Sporcic, la palla per Martin Sonnerer che la mette tra le gambe di Milovanovic. Rete, la lucidità però di una squadra conscia della sua forza. La lucidità e la tecnica al tiro di Martin Sonnerer, un tiro morbidissimo, millimetrico, che beffa ancora una volta Milovanovic sul primo palo. Sceglie la via della precisione a quella della potenza. Martin Sonnerer. E la capacità di estraniarsi dal contesto, dai fischi del Palachiarbola per andare a realizzare. E queste sono le differenze poi tra chi guida la classifica e chi insegue. Time out Trieste, Andrea Carpanese. Bravi, continuiamo. Le piste da merda, noi continuiamo con il nostro gioco. Forti in difesa, ancora due minuti voglio. Ok, non moriamo, adesso ancora di più. Ok, uno in meno, abbiamo la solidità, ok? 4 e via andare, ok? Dopo casomai Visa e Jan vedete cosa fare. Quando abbiamo questo, sicuro cosa sa, vuole andare fuori. Taglio del Rio! Potessi essere chiamati anche 5+1 adesso. Quindi stiamo attenti, noi abbiamo il nostro gioco. Allora, continuiamo a correre! Continuiamo a correre! Diciamo che serve sempre la traduzione, con Pucci si parlava in inglese, con Carpanese si parla in triestino, ma serve sempre l'interpretazione sui time out di Trieste. Naturalmente scherziamo, questo è il bello di una società, di una realtà che è quasi una famiglia. Assolutamente, è così famiglia ed è così addentro Carpanese all'interno di questa società, che è stato un time out praticamente motivazionale, perché ha fatto appello a tutta, più che alla tecnica, più che agli schemi, alle fredde traiettorie, alla grinta, alla voglia di non mollare fino alla fine, sia in attacco che in difesa. 16-13 il risultato quando mancano 5 minuti e 10 alla fine del primo tempo. Attacca Trieste con la difesa di Bolzano, che adesso è passata con Udovicic in posizione di centroavanti, dunque in 5-1. C'è l'attacco cercato da Radojkovic, è rientrato intanto Milovanovic tra i pali. Trieste aveva iniziato con l'extra player, adesso è ancora in inferiorità numerica, deve cercare naturalmente di limitare i danni, di metterla dentro se possibile. Ci riesce con questo tiro dai 7 metri, ottima l'intuizione soprattutto di Jan Radojkovic, che ha sfruttato una incomprensione della difesa di Bolzano. E c'è anche un 2 minuti. Eh sì, porta in cascina tutto quello che può portare, perché riesce a prendere la palla. Il Bolzano si è fatto trovare scomposto in questa manovra difensiva, e il Trieste con un uomo in meno riesce a servire il pivot, che si è procurato il tiro dai 7 metri, e anche 2 minuti a favore.
Amendolaggine ha sostituito Volarevic, non cambia l'esito però, perché Lekovic con precisione millimetrica mette il pallone sotto la traversa, 16-14, di nuovo meno 2. Anche lui sceglie la via della precisione a quella della potenza, sa di poter trattare in maniera educata il pallone, lo fa e beffa Amendolaggine. Ancora meno 2 Trieste. E tutto sommato Trieste è uscita bene dalla inferiorità numerica con Di Nardo che adesso ha ripreso posto lì nel mezzo della 6-0 voluta da coach Carparese. L'attacco di Bolzano con il pallone gestito da Sonnerer che è andato a tagliare come doppio pivot, prova Udovicic a farsi largo, lo ferma però Pernic, 9 metri con il gioco adesso gestito da Mario Sporcic, la palla per Bolzano che è in inferiorità numerica e non attacca con l'extra player, dunque ha un giocatore in meno, riesce Pernic a tenere la posizione, c'è la segnalazione di passivo, si riparte dai 9 metri, nuovamente Alilkovic, vediamo chi si inventa qualcosa, è Mario Sporcic che si alza a due piedi, c'è un tocco, ancora palla in mano a Bolzano. Visentin si accusa di questa deviazione, ma in realtà non c'è niente da accusarsi perché è stato provvidenziale il suo tocco. Ecco il cambio di possesso, ha tenuto la difesa di Trieste. Vediamo se c'è la possibilità di andare in velocità. Sì, con Radojkovic, ancora un parziale triestino per riportarsi sul meno 1, 16-15. Tutto cuore questo Trieste, ottimo il ritmo, l'intensità difensiva. È ottima la ripartenza, Radojkovic pescato libero in maniera millimetrica dai suoi compagni di squadra, tesorizza anche lui, gol su Volarevic, 15-16. Con il cronometro che dice 3 minuti alla termine del primo tempo, davanti a un tentativo dal lungo di Bolzano, Trieste ha risposto nel migliore dei modi, adesso Bolzano appare in confusione con Vorsek che in panchina ha in mano il cartellino verde, non ha ancora speso il suo timeout, dunque vedremo se ci sarà l'interruzione, presumibilmente sì, da parte dell'allenatore croato di Bolzano, anche perché la sua squadra non sta brillando in questi ultimi minuti e sta un po' subendo il ritorno emotivo e tecnico da parte di Trieste. Sì, forse che con quel time out in mano, perché non riesce a appoggiarlo sul tavolo dei cronometristi, dato che non riesce ad avere la palla in mano per il tempo sufficiente che gli permetta di poggiare quel time out lì. Sinonimo ovviamente di troppa fretta, eccessiva, esatto, foga da parte della sua squadra. Il pallone manovrato da Trieste, Robatin attacca lì nel mezzo dove c'è posizionato Pernic che era chiuso però nel tentativo di scarico da parte del centrale di Trieste, si ripartirà da un 9 metri con il pallone manovrato nuovamente da Robatin, a destra c'è Lekovic che è il giocatore più duttile nella fase d'attacco e infatti gioca contromano in questo momento, le finte da parte di Radojkovic, è un invito per Dovgan che prova e chiede troppo questa volta. Sì, ha tentato l'ennesima volta il tiro del primo palo, Volarevic non si è fatto sorprendere. Non sbaglia poi invece Damir Alilkovic, 17-15, torna a segnare il Bolzano e ancora Alilkovic che ha recuperato il pallone con una parziale pesante, questo da un punto di vista soprattutto emotivo, c'è un nuovo 2 minuti per Di Nardo che dopo 28 minuti ne ha già 2 sulle spalle, 18-15 in un amen. Il Bolzano, approfittando dell'ingenuità di Trieste, è tornata sul più 3. Questo è il rischio, troppa emotività, troppa foga, rischia di sfociare nella confusione, nella fretta, è una coperta un po' troppo corta. È stato punito il Trieste, 2 ingenuità e il Bolzano torna più 3. E ci sarà poi da gestire la carta di Nardo, perché uno specialista difensivo con 2 sospensioni temporanee sulle spalle, con un tempo intero da giocare ancora, è sicuramente un problema da affrontare per Carpanese. Radojkovic, le finte di Visintin che va verso l'esterno, si prende un tiro complicato, adesso si è un po' annebbiata la vista in casa Trieste, ci riesce Dovgan a recuperare quel pallone, è un recupero importante anche se poi rischia nel pallone ceduto a Radojkovic. Con calma Trieste che deve limitare i danni in questo finale di tempo. Deve limitare i danni e soprattutto deve eliminare anche la sufficienza con cui sta trattando queste palle importantissime, soprattutto sul finale di tempo. Non deve permettere al Bolzano, se vuole dire ancora la sua in questa partita, di scappar via e gestire la manovra d'attacco senza troppa fretta, anche perché spende tantissimo in difesa e deve essere lucidissima in attacco se vuole respirare. Robatin per Pernic, vediamo se è l'ultimo tiro del primo tempo, probabilmente sì, mancano 15 secondi, ci prova Visintin, para però Volarevic, c'è ancora tempo e la porta è vuota, Mate Volarevic fermato con il pallone che è terminato alto, ha un tempo per un ultimo tiro, probabilmente Trieste, vediamo se ci riesce
No, perché c'è l'anticipo di Martin Sonner, non cambia nulla, 18-15, Trieste ha tenuto, ha vissuto della sua concentrazione in difesa, ma basta un attimo concesso al Bolzano perché la formazione che guida la classifica riesca a fuggir via in questo modo, 18-15. Non può assolutamente regalare niente a questo Bolzano se vuole ancora continuare a sperare nella vittoria di questa partita. Sa, ci sta mettendo tutto il cuore possibile, sta spendendo tanto in fase difensiva, deve essere più lucida in fase d'attacco, perché regalare palloni al Bolzano vuol dire essere punita sulle ripartenze. Lo sta dimostrando Alilkovic, il pivot che si sta sempre facendo trovare presente, sia in contropiede che in seconda fase. Andiamo in pubblicità, linea alla regia Milano e poi il secondo tempo di Trieste-Bolzano in diretta dal Palachiarbola. Tra poco. Prova Matteo, 1, 2, 3.
Intervallo del match of the week della 21esima giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. Il Bolzano ospite qui al Palachiarbola è avanti 18-15 contro Trieste, da giocare però e da vivere insieme qui i secondi 30 minuti. Ieri intanto si è giocata non solo la 21esima giornata, le altre gare della 21esima giornata al maschile, bensì anche la penultima giornata di regular season del campionato di Serie 1 femminile, che adesso andrà in pausa per una settimana per lasciare spazio al raduno della nazionale. Vediamo cos'è accaduto, lo vediamo con il dettaglio intanto dei risultati, con le vittorie in vetta da parte del Bressanone, che ha consolidato il suo terzo posto, ma soprattutto della Iomi Salerno, che ha battuto 26-23 in trasferta del Dossobuono e in questo momento è prima in classifica a più 2 dallo Oderzo, che invece ha sorprendentemente concesso un punto al Cassano Magnago, rischiando anche di perdere. Cassano Magnago che ha buttato via l'ultimo attacco, quello della possibile vittoria. Vittoria anche del Neno, che ferma il Brescia sul 25-14. Casalgrande vince il derby emiliano battendo 29-22 l'Ariosto Ferrara. Classifica del campionato di Serie A1 femminile, come detto Salerno e Oderzo sono distanti in questo momento 2 punti, ma il 30 marzo c'è lo scontro diretto al Palapalumbo, che assegnerà di fatto il primato con cui poi si accederà alla pool playoff, dove, lo ricordiamo, accedono le prime 6 squadre di questa classifica. Bressanone è già certa del suo terzo posto, e bagarre invece tra Dossobuono, Casalgrande, Ferrara e Brescia, che è ancora in corsa e che ambisce ad un posto nelle prime 6. Cassano Magnago, Leno e Flavioni invece saranno certe di giocarsi la salvezza nella pool retrocessione. Questo dunque il quadro del campionato di Serie 1 femminile. Vi ricordo che c'è la pausa la settimana prossima, squadre che non scenderanno in campo, e tra poco entreremo anche in clima nazionale, Pierluigi, al maschile il 10 aprile alla Palacattani di Faenza. Italia-Slovacchia, Italia di Riccardo Tollinini, che va a caccia del terzo posto nel suo raggruppamento, che sarebbe in grado di alimentare le speranze di una storica qualificazione a Euro 2020. Sì, si sta lavorando per cercare di schierare la miglior formazione per riuscire ad agguantare questo risultato fondamentale per il proseguio del cammino della nostra nazionale, che venderà cara la pelle e farà di tutto per vincere contro la Slovacchia sia in casa che in trasferta. Andata il 10 aprile al Palacattani di Faenza, ore 18:45, naturalmente in diretta su Sport Italia, ma seguiremo anche la gara di ritorno, quella del 14 aprile, dove l'Italia scenderà in campo in trasferta, questa volta a Posavska Bistrica, in casa della formazione slovacca. Bolzano e Trieste stanno per tornare in campo, noi ci fermiamo di nuovo, ma soltanto per un attimo, poi il secondo tempo del match of the week. A tra poco!
Di nuovo in diretta dal Palachiarbola di Trieste, 18-15 in favore di Bolzano sulla formazione triestina, padrona di casa, è tutto pronto per riprendere a giocare, tutto pronto per i secondi e ultimi 30 minuti del Match of the Week che completerà il programma della 21esima giornata di Serie A1 maschile. Sì Matteo, bellissima e vibrante la prima frazione di gioco dove il Bolzano si è portato avanti per colpa di alcune ingenuità sul finale di tempo da parte di Trieste. Attacco con Pirker che ha ripreso nello starting seven di questo secondo tempo da parte di Bolzano. Turković gestisce questo pallone, la palla larga per Martin Sonnerer, conclusione sui piedi di Milovanovic che resta fermo, concentrato, attento fino alla fine, non cambia il punteggio. 7 parate per parte nel corso del primo tempo da parte di Volarevic e di Milovanovic, adesso porta il suo bottino a 8. Bravissimo, tutta di posizione, rimasto fermo sul palo. Martin Sonner ha osato probabilmente un po' troppo, si pretenzioso quel tiro. Si è preso un tiro molto difficile, sì, anche per un giocatore della sua tecnica, delle sue abilità. Radojkovic, Pernic, c'è cioè l'uscita di Alilković su Lekovic per limitarne i movimenti. Radojkovic con un incrocio per Visintin, la palla per Sandrin, impreciso il passaggio anche per effetto di un fallo della difesa di Bolzano. Nuovo tentativo d'attacco per Trieste, sempre 18-15 il risultato, non ha segnato nessuno in questo primo minuto e 14 della ripresa. Pernic, Radojkovic a sinistra, c'è nuovamente Lekovic che va a puntare Sonnerer che deve inseguirlo, il tiro murato però da Lekovic. Che partita la sua, 5 gol al suo attivo nel corso del primo tempo, 5 gol per lui e per Turković. Lekovic strepitoso anche in fase difensiva. Radojkovic, la conclusione sorprende tutti, Jan Radojkovic per il 18-16. Sì, non gliele manda a dire Alilković, si arrabbia con il suo compagno di squadra, non è solito Volarevic farsi trovare impreparato rispetto a questi tiri. E ancora una volta Milovanovic nega la gioia del gol ad un tiro probabilmente un po' forzato da parte di Arcieri. Vuole velocità carpanese, Trieste però deve fare i conti con un rientro perfetto, un ripiegamento eccellente di Bolzano nella sua fase difensiva e dunque deve riattaccare sulla difesa schierata degli avversari. Radojkovic, Lekovic, a destra c'è Sandrin, nuovamente Radojkovic, va in palleggio, va a puntare lì nel mezzo dove è posizionato Pernic, lo scarico, Lekovic ha spazio per andare dentro, 2-0 di parziale, meno 1 Trieste. Dritto per dritto Lekovic si approfitta, si butta dentro in questo spazio e batte Volarevic sul primo palo. E intanto Milovanovic aveva messo a referto un'altra parata, sì, anche se Pirker è stato fermato in maniera fallosa al momento del tiro, dunque ci sarà un nuovo tentativo d'attacco per Bolzano. Sporcic, Turković, Mario Sporcic, nuovamente Dejan Turković, la palla che viaggia a destra dove c'è Pirker, il tiro di Dejan Turković, conclusione parata da Milovanovic che ha iniziato in maniera eccellente questa ripresa, poi passaggio pretenzioso questo, è fortunata nel rimpallo Trieste che piazza il 3-0 di parziale, 18-18, tutto in equilibrio, 0-0 di fatto. La fortuna aiuta gli audaci e qui da audace c'è veramente tanto, perché i primi 3 minuti sono stati perfetti da parte del Trieste che ricuce lo strappo, tutto da rifare, 18 pari. Bolzano è rimasta negli spogliatoi. Eh sì, è probabilmente un po' sottotono, invece il Trieste è rientrato ancora più agguerrito di prima. Vediamo se e quando e quanto riuscirà a resistere con questi ritmi altissimi. Giro palla con Sporcic. Vedremo anche come Vorsek gestirà le rotazioni nel prosieguo della partita. Arcieri va a puntare la difesa, poi Sporcic, ma è ben posizionata la difesa di Trieste, segnalazione di passivo, Turković verso l'esterno, lo tengono Sandrin e Dobgan. Ancora pochi passaggi a disposizione del Bolzano. Su questa segnalazione di passivo, Turković la butta dentro per Alilković, è riuscito Lekovic ad agguantare il pallone ma soprattutto a fermare l'avanzata di Bolzano ancora una volta. Gioco fermo.
Sì, bisogna pulire il parquet probabilmente. Il Bolzano deve affrettare a questo punto il tiro, perché credo ci siano ancora a disposizione due passaggi prima di sentire il fischio degli arbitri per il cambio del possesso. Il pallone ce l'ha nelle mani il pivot bosniaco Damir Alilković, vuole palla Sporcic che invita Dejan Turković, che come al solito fa un po' quello che vuole, come vuole, nei momenti che decide lui. Assegno. Quando il gioco si fa duro, Turković inizia a giocare l'uomo dell'ultimo secondo, lo conosciamo, è soprattutto l'uomo dei momenti difficili. Quando la palla scotta, palla a Turković, ci pensa lui. 19-18, è tornato a segnare Bolzano, il primo gol di questo secondo tempo per la formazione bolzanina, poi Volarevic, i due uomini di punta, Turković da una parte, Volarevic dall'altra, nei momenti, nel momento più difficile fino ad ora vissuto da Bolzano nel corso della partita, si fanno trovare pronti entrambi. Tutta l'esperienza di Volarevic contro probabilmente l'ingenuità di Sandrin, che non si aspettava questa uscita a valanga di un Mate Volarevic che gli ha sbarrato la strada e quindi la gioia del gol. Classe 90, Luca Sandrin. Sporcic ha spazio per la conclusione, il muro aiuta Milovanovic, c'è la parata, poi Milovanovic vuole il lancio per Pernic che fa tutto da solo, arriva sui 6 metri, la conclusione parata però da Volarevic, non c'è fallo, deve rientrare Pernic perché intanto il Bolzano può attaccare con la superiorità numerica letale, la formazione bolzanina con l'ottima gestione del pallone di Dejan Turković, poi nel replay rivediamo il gol di Alilković. Sì, e la mega parata di Volarevic ha avuto anche il pregio di lasciare lì il pallone, quindi di poter ripartire immediatamente su questo capovolgimento di fronte. Il Bolzano ha avuto la meglio e Alilković ha messo al segno il suo sesto gol personale. Lekovic si alza dalla distanza, poi ha ceduto palla a Radojkovic, Sandrin fa sempre tanto movimento per disorientare gli avversari, Alilković nella fase difensiva, Radojkovic di nuovo verso l'esterno, viene spinto però da Sonnerer che con grande intelligenza lo porta verso l'esterno impedendogli di coordinarsi per il tiro, segnalazione di passivo su questo attacco di Trieste, Lekovic non ci pensa due volte, il tiro parato da Volarevic che ci ha messo un po' a rientrare in partita dopo l'intervallo, ma lo ha fatto nel migliore dei modi con una serie di parate importanti che stanno permettendo al Bolzano di allungare di nuovo. Sì, il Bolzano sta allungando di nuovo grazie alle parate del solito Volarevic che nonostante si sia fatto trovare impreparato nei primi 2-3 tiri della partita poi si è fatto perdonare con 3-4 interventi consecutivi che hanno permesso alla sua squadra di rimettere il naso avanti. Sporcic, Turković, cambio di posizione tra i due, Pirker si muove, Turković centralmente, un invito al per la conclusione al volo, invasione però fischiata a Mario Sporcic che ha toccato terra prima di lasciare il pallone, Lekovic ha un'autostrada avanti a sé, sbaglia però la conclusione, aveva anche piuttosto una visuale piuttosto libera per prendersi quel tiro e poi fallo su Mario Sporcic, gioco fermo, brutto errore questo di Lekovic. Sì, brutto errore perché aveva tutta la possibilità, il tempo di seguire un tiro migliore, invece si è complicato un po' la vita, ha abbassato il braccio per ingannare probabilmente Volarevic che effettivamente ha dato giù, ma poi quando ha dato di polso la traiettoria al pallone è stato un po' troppo esagerato e la palla è sfilata sopra la traversa. Arcieri si prende questa conclusione sul primo palo, battuto Milovanovic, 3-0 di controparziale da parte di Bolzano, rivediamo il gol. Bellissimo gol di Stefano Arcieri, magia sul primo palo con la complicità anche di Milovanovic. Dovgan ancora una volta fa quello che vuole con quel braccio, ha messo davvero in crisi Volarevic stasera e non si è neanche preso tutto lo spazio che aveva a disposizione. Cambia palo ma non il risultato, perché questa sera Dovgan è in serata di grazia contro tra l'altro un signor portiere, Mate Volarevic, che anche questa volta gira la testa e si è fatto trafiggere da un'esecuzione oggettivamente magistrale. Il replay che ci è stato riproposto dalla regia coordinata da Francesco Egido, intanto è entrato in campo Bruno Berzic in posizione di centrale, il tiro cercato da Pirker, si abbassa e para Milovanovic, c'è il lancio per Pernic, a segno Trieste, intanto Pernic però è rimasto a terra perché ha subito un colpo al ginocchio nello scontro con durissimo Volarevic, sì, è stato uno scontro molto duro.
Vediamo il replay se ha toccato, se ha impattato contro Volarevic oppure se ha appoggiato il piede a terra male. Comunque non si rialza. Terra ancora dolorante. Pernic, che tra l'altro si era fatto perdonare l'errore del contropiede precedente, e si è visto in questo tiro tutta la sua voglia di far gol, e voleva entrare quasi con tutto il corpo in porta. Con ogni probabilità servirà un cambio, è già pronto naturalmente Di Nardo, ma speriamo nulla di grave per Pernic, uno dei giocatori che più di tutti incarna in questa rosa lo spirito triestino della formazione allenata da Carpanese. Era andato molto bene in contropiede. La flessione del ginocchio. Tu che, Pierluigi, purtroppo hai vissuto questo tipo di infortunio. Sì, non lo auguro a nessuno, perché chiaramente non stiamo neanche a dirlo per evitare di far aleggiare i fantasmi di un infortunio così grave, però sicuramente sarà solamente una botta. Sì. Sono attimi comunque di apprensione. Si rialza Pernic, che viene accompagnato da Giorgio Veglia, che ha provato, speriamo non sia niente di grave, però non credo ce la faccia. Dalla faccia, dall'espressione del viso, era sconsolato e dolorante nello stesso tempo. Entra Di Nardo, che sostituisce Pernic, lo farà tanto nella fase difensiva quanto in quella offensiva, anche se Pernic non sta benissimo e Di Nardo non se la passa meglio nell'economia della partita, nel senso che ha sulle spalle già due sospensioni temporanee. Sì, ci sarà bisogno anche di tantissima intelligenza e di ossigeno per cercare di portare a casa questa partita. Berzic va in elevazione, lo tiene Di Nardo, che commette fallo, 9 metri, 21-20 intanto, perché nonostante l'infortunio Pernic è riuscito a realizzare la rete del meno 1. Sonnerer, dove ha il pallone? Martin Sonnerer. L'ha messo dove l'aveva messo Dovgan prima, sul palo lungo, sotto l'incrocio dei pali, esecuzione anche questa magistrale. Tentativo di volante intanto che non è andato a buon fine, ha perso palla il Trieste, troppa fretta, e il Bolzano va a sbattere contro Milovanovic, che salva Trieste questa volta. Questa volta Arcieri sceglie la via della potenza, quella della precisione. Milovanovic ci mette la mano sinistra e impatta con il pallone tirato da Stefano Arcieri, più 2 Bolzano. Radojković, lo scarico, vediamo Dovgan, conclusione che stavolta finisce sull'esterno della rete, aveva cercato di realizzare sul primo palo Turković. Berzic deve fermarsi perché la difesa di Trieste è già rientrata. Vediamo se il Trieste riuscirà a riprendersi dallo shock dell'infortunio di Pernic. In questo momento sembrerebbe che l'inerzia del match sia in mano della squadra del Bolzano. Eccolo inquadrato, Alex Pernic, che ha percorso alcuni metri sulle proprie gambe, anche accennando ad una corsetta, dunque probabilmente solo tanto spavento per lui. Ma intanto attacca Bolzano, l'invenzione di Turković, perché di invenzione si trattava stavolta. Lilković però non è riuscito a prendere il pallone, in contropiede Trieste va a sbattere contro un Mate Volarevic monumentale. Jan Radojković quasi intimorito in questa azione di contropiede, anche perché trovarsi poi Volarevic davanti, non basta aver preso la posizione bene, poi bisogna anche metterla dentro, e non è facile superare Mate Volarevic. Un muro, Mate Volarevic. Lekovic per l'attacco di Trieste, perché intanto il pallone era terminato oltre la linea laterale, dunque ha una nuova possibilità di attaccare la formazione alabardata. Lekovic che va in uno contro uno su Alilković, che è andato a prenderlo ben distante dalla linea dei 9 metri. Il pallonetto cercato
da Visintin, pallone che finisce sulla traversa, errore di Visintin al momento del tiro. Turković mena elevazione sulla controffensiva, poi va dentro e arriva la rete realizzata da Bruno Berzic per il più 3, 23-20 replay per questa rete. Tutta la sua furbizia, la sua capacità di leggere il gioco, di far saltare tutti, di prendere il tempo alla difesa e intrufolarsi dentro. Gol di rapina di Bruno Berzic. Arrivato dalla Bressanone, girovago della pallamano italiana. Lekovic, Sandrin, passaggio che poteva starci ma effettuato con eccessiva distanza rispetto alla difesa che ha avuto tutto il tempo di riposizionarsi sul tentativo di Di Nardo di farsi spazio, 9 metri perché la difesa di Bolzano continua a fare buona guardia. Lekovic, poi nuovamente il montenegrino in possesso, accenna una conclusione immediata parata da Volarevic che fa buona guardia. Lekovic di nuovo sotto fallo, lo ferma Lekovic. Alilkovic una garanzia, ottimo il timing suo nella difesa, autentico baluardo. Ricordavamo insieme ad Inner Ebner, danno densità e intensità. Time out di Trieste, Carpanese. Fermo subito. Due. Aspetta, Jack entra al posto di Luca e faccia il cambio attacco e difesa voi due. Ok? Fermo due. E cominciamo con Jack. Jack va per Boso. Blocco in mezzo di Max. Ok? E andiamo. Torniamo bene in difesa. Continuiamo così, dopo te niente, al posto di Max e torniamo in 6-0. Sì, sì, bon, aspetta per un attimo. Ok? Chi c'è? Andiamo! Trovatevi in destra. Come i cambi? Due sinistra con lui. Ok? Due sinistra, tre crociate per Jack. Jack va per crociare per Boso. Andiamo! Dai! Forza! Boso, lui! Informazioni tattiche per permettere a questo Trieste di impensierire una difesa del Bolzano fin qui autentico baluardo che ha aiutato Mate Volarevic a complicare la vita agli attacchi della formazione di casa. Chiama in causa anche il gioco e i blocchi del suo pivot Di Nardo per cercare di aiutare e facilitare con dei blocchi, quindi aiutando e migliorando, aumentando lo spazio dei giocatori di movimento. Radojković, Rovatin, Lekovic per questo nuovo attacco di Trieste dopo il time out. Radojković di nuovo, Rovatin va a contatto con la difesa, ha lasciato con un incrocio, poi Visintin per Radojković, lo tiene in qualche modo. Sonnerer, 9 metri nuovamente per il possesso triestino, 43 minuti sul cronometro del Palachiarbola, 23-20 il risultato in favore di Bolzano su Trieste. Fallo e 9 metri di nuovo. C'è la segnalazione di passivo con il braccio alzato. Vediamo Lekovic che riceve questo pallone. La finta di tiro, poi lo scarico, si butta dentro. Poi va Dovgan al tiro. C'è una irregolarità nella fase d'attacco, probabilmente uno sfondamento, se non ho visto male. Sì, sì, fischiato a Rovatin. Sì, si sono imbottigliati in un vicolo cieco, si sono complicati probabilmente la vita da soli perché invece di allargarsi si sono stretti, si sono chiusi nell'angolo di fondo non riuscendo a far ripartire il gioco. E Bolzano ha in mano la palla del possibile più 4 che è stato anche il massimo vantaggio nel corso della partita sul 15-11 nel corso della prima frazione di gioco. Turković, fallo da parte di Visintin, 9 metri. Aumentano i ritmi e l'intensità della difesa triestina. Turković per Sporcic, la volante, buona lettura, poi però Arcieri raccoglie in aria il pallone, opportunismo ma anche tecnica in questo gol di Arcieri. Arcieri aveva tagliato doppio pivot per lui e si è ritrovato questa palla in mano e al volo è riuscito a arpionarla e a ribadirla in rete. C'è un'altra palla persa da Trieste, c'è la possibilità per Alilkovic di andarsene in contropiede, 25-20 a un quarto d'ora dalla fine, nuovo massimo vantaggio, replay per il gol di Damir Alilkovic. Sono bastati 5 minuti al Bolzano per allungare con un parziale di 4-0, al decimo del primo tempo, del secondo tempo eravamo 21-20 e adesso in soli 5 minuti il Bolzano con questi 4 gol
ha ribadito, sta ribadendo la sua supremazia nel 40-20. È uscito Lekovic, richiamato in panchina da Carpanese per rifiatare. Il gol da parte di Jarno Radojkovic con la solita astuzia, va a contatto con la difesa e manda fuori giri tanto il suo diretto marcatore quanto Volarevic tra i pali. 25-21. Si parietto tra Lilkovic e Volarevic perché non se le mandano a dire, probabilmente c'è stata un'incomprensione, continuano a confabulare per cercare di trovare una soluzione a questa, a questi automatismi difensivi, a queste collaborazioni tra portiere e centrale difensivo. Qualcosa non è funzionato perché Radojkovic è riuscito a d'astuzia a ribadire la palla in porta. Conclusione in sottomano parata da Milovanovic, ci aveva provato Bruno Berzic, c'è il rovesciamento dall'altra parte, Visintin per Radojkovic, nuovamente Visintin, va in uno contro uno, lo scarico per Sandrin, la palla dentro per Di Nardo che prova spalle alla porta a concludere, c'è un fallo e 9 metri. Bravissimo Di Nardo, non riesce ad arpionare immediatamente quel pallone, avrebbe potuto avere un esito diverso. Cincischia un po', fatica a controllarlo, comunque la palla rimane nelle mani del Trieste che con tutta calma vuole gestire questo pallone per accorciare le distanze. Rovatin chiama lo schema, vediamo. Fortunatamente nulla di grave per Perlic e Rovatin, bravissimo, seconda rete della sua partita, 2-2 al tiro, ha sorpreso la difesa, ha messo il pallone nell'angolo. Polzano vuole allungare ma Trieste non ci sta, 2-0 di controparziale, meno 3. Sfrutta ogni possibilità, ogni minima disattenzione, come in questo caso Rovatin, concentratissimo, difesa in ritardo dal centro, colpevolmente in ritardo, e Rovatin riesce a trovare lo spiraglio per sorprendere tutti sul palo più lontano. Berzic, il pallone per Sonnerer che però deve risalire, si sbraccia in Rebner sulla linea dei 6 metri con Visintin che gli riserva una marcatura speciale. 9 metri ancora, proprio Hannes Hinerebner con il pallone nelle mani, Berzic, è un invito per Dejan Turković che non sbaglia mai, a segno. E agli inviti Turković risponde sempre presente. Abbiamo rivisto il gol realizzato da Dejan Turković per il più 4, 26-22. Che giocatore Turković, l'abbiamo ricordato più volte, con la palla in mano è pericolosissimo sia perché può concludere e lui si mette in ritmo, sa come mettersi in ritmo e farsi trovare pronto, e soprattutto perché è illuminante, perché abbiamo più volte ricordato lui con la palla in mano, tutti attenti perché il pallone può arrivare in ogni momento. Rovatin che va in palleggio, poi la volante per la parata di Volarevic, ci aveva provato Visintin che però ha concluso quasi senza guardare la porta, conclusione piuttosto debole. Sonnerer a spazio, a segno Martin Sonnerer, anche lui glaciale, concentrato, non sbaglia praticamente mai dalla sua posizione. Si apre, finta di tiro sul secondo palo alto, Milovanovic alza la gamba e Sonnerer lo punisce, tiro schiacciato, avvicendamento tra i pali. Bravissimo comunque Milovanovic perché ha concluso, o meglio è stato avvicendato da Modrusan con al suo attivo 14 parate che sono un numero di tutto rispetto. Bella parata anche questa di Mate Volarevic sul tiro scagliato in appoggio da Radojkovic, c'è Alilkovic a terra per un colpo subito, nulla di grave però viene aiutato a rialzarsi da Hannes Hinerebner. È scivolato probabilmente su una macchia di sudore, più lo spavento in realtà che il danno effettivo, esatto. C'è il cambio, è entrato Udovicic che è un ex qui al Palachiarbola, ha vestito con successo facendo vedere ottime cose con la maglia di Trieste, tanto da guadagnarsi le attenzioni di moltissime squadre del campionato di Serie 1 e per poi scegliere Bolzano, dove rappresenta una delle tante frecce nella faretra di coach Vorsek. Eccolo Udovicic, Berzic, è un tentativo di volante, splendida questa azione di Bolzano con una serie di passaggi in velocità e poi il pallone al volo, bravo Modrusan che però riesce a parare. Time out chiamato da Boris Vorsek sulla panchina di Bolzano, 27-22, ma Vorsek non è contento di come sta giocando la sua squadra. Andiamo ad ascoltare con i nostri microfoni proprio il time out del tecnico croato. Ok. We need to talk.
Bean centrale, Eric sinistro, Bruno destro, incrocio incrocio, Bean primo per Bruno, Bruno attack, dopo Meg per Eric, tu block in 3-4, ok? E tu tira doppio blocco, sì, doppio blocco, tirare con 10 metri salto, vai. E sprint back di testa, torniamo in difesa, eccolo qua, se la metto dentro. Costruisce, disegna idealmente un'azione d'attacco che dovrebbe essere dovrà essere conclusa da Udovcic con questo tiro dai 10 metri. Tutta la squadra si muoverà in maniera corale e con tutti gli automatismi del caso per portare al tiro Udovcic, che tirerà sul blocco di Alilković, portato ai danni del tra terzo e quarto difensore, quindi nella zona centrale della difesa. Vedremo se riuscirà questo schema. 49 minuti trascorsi qui alla Palachiarbola, 27-22 in favore di Bolzano, che in questi ultimi 8-9 minuti della ripresa ha preso in mano l'andamento della partita in via definitiva, arginando i ritorni di Trieste. Fallo di Visentin, ancora 9 metri, si sbraccia, si agita in panchina Carpanese, che voleva un pallone recuperato dalla sua squadra. Udovicic, poi Brzic, attenzionato speciale da Lekovic, che è rientrato dopo il time out da Visentin. Segnalazione di passivo, Turkovic torna al centro, prova un anticipo di Nardo che deve stare attento però perché ha già 2 minuti sulle spalle. Il gol di Brzic che va a segnare, batte Modruzan. Bolzano con maturità gestisce questo pallone senza fretta, non si è lasciato prendere dal panico ed è riuscito a trovare la soluzione complicata ma sicuramente più efficace con Brzic in penetrazione, dopo aver fatto muovere e aver trovato lo spazio all'interno di una difesa triestina sicuramente volitiva. 28-22 più 6, nuovo massimo vantaggio fatto registrare nel corso della partita sempre sul versante bolzanino. Radojkovic, Visentin, poi il tiro di Robatin che stavolta chiede troppo, va a tirare proprio davanti ai due difensori più alti della difesa avversaria. Rete di Martin Sonnerer per il 29-22 più 7 al 50esimo. Il parziale a questo punto rischia di diventare troppo pesante per quanto Trieste ha fatto vedere fino ad ora. Eh sì, probabilmente il Trieste non ci sta, ha speso tantissimo, sapevamo che questo era il rischio nell'eseguire sin dal primo minuto, nel cercare di interpretare in questo modo eccessivamente dispendioso, ma era l'unico modo possibile per questo Trieste per cercare di arginare il Bolzano. Il rischio era questo di finire la benzina un po' troppo presto, però comunque cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo, quantomeno per limitare i danni. Vediamo se ci riuscirà. L'unica vera rotazione è rappresentata da Rovatin sulla linea dei terzini, che è peraltro un giovanissimo, lo ricordavamo in precedenza, è un classe 2002. Radojkovic per questo nuovo attacco di Trieste, Lekovic che prova ad andare in uno contro uno, subisce fallo. Chiaramente non deve cercare di trovare la soluzione in queste azioni personali, perché questo è il rischio. Contropiede realizzato da Martin Sonnerer, secondo contropiede consecutivo, 30-22 più 8. Devono comunque cercare di trovare il modo di far muovere la difesa del Bolzano, altrimenti potrebbero incappare in una brutta imbarcata. Radojkovic, Lekovic con ordine però Trieste, che vuole limitare il parziale a questo punto, con Bolzano che invece dà l'impressione di avere saldamente nelle mani gli esiti, i destini di questa partita. Radojkovic dentro per la conclusione vincente di Di Nardo, che si fa spazio, si fa largo nelle maglie della difesa di Bolzano. Quanto sudore in questo tiro di Di Nardo, ha dovuto faticare tantissimo. Bravissimo Radojkovic, illuminante, e Di Nardo d'esperienza, di posizione, riesce a prendere, a tuffarsi, coordinarsi e battere Volarevic sul palo più lontano. Brzic, c'è una marcatura uomo adesso di Radojkovic su Turkovic, questo non rappresenta però un eccessivo problema per Bolzano, che ha varie soluzioni. Tocca a Eric Udovicic prendersi la responsabilità, andare a costruirsi un'azione pericolosa, un fallo, e a prendersi un tiro dai 7 metri che adesso Dejan Turkovic proverà a realizzare. Tutto pronto, non sbaglia,
Turković che va a segnare. 31-23. Lekovic, pallonetto di Rovatin che riesce a segnare anche solo con tre passaggi, ma Lekovic questa volta è stato bravissimo perché con una finta di tiro minacciosa credibile è riuscito a far saltare solamente con due passaggi tutta la difesa del Bolzano e ne ha approfittato. Bravissimo Rovatin, esatto. In questo caso in penetrazione. Udovicic, Sonnerer per Berzic, Arcieri è chiuso però nel tentativo, allora va lui in uno contro uno, Berzic di nuovo, non ha un buon impatto col pallone, deve tornare da Udovicic, lo scarico, Martin Sonnerer sul primo palo, a segno. Tutto chiaro per lui, chiaramente è entrato in power up Martin Sonnerer, non sbaglia sul primo palo questa volta a raccogliere la palla in porta, c'è Modrusan. E invece Volarevic ha smesso di scherzare con Dovgan e negli ultimi minuti, anzi nell'ultimo quarto d'ora, ha messo in fila una serie di parate anche da quel lato dove aveva sofferto invece nei minuti precedenti. Chiaramente cala anche la concentrazione, la lucidità dei tiratori e lui ne approfitta perché riesce a gestire per 60 minuti tutta l'attenzione e la concentrazione necessaria. Dentro questo pallone c'è il tentativo che era stato di Damir Alilković con la parata di Modrusan. Seguiamo questo nuovo attacco di Trieste che è sotto sul 32-24. Rovatin ha ricevuto il pallone, poi Dovgan che però si chiude in una via senza uscita, viene comunque fermato fallosamente da Stefan Arcieri. Ha fatto buona guardia Arcieri, non si è fatto sorprendere da questo inserimento, da questo incrocio di Dovgan e quindi tutto da rifare per Trieste. Rovati dentro la palla per il gol da parte di Di Nardo, ancora una volta si fa trovare pronto lì nello spazio e va a segnare. Combinazione fotocopia, gioco a due, Radojković e Di Nardo. Palla sull'esterno, inganna il difensore Radojković e poi riesce a far passare questo pallone, facile preda di Di Nardo che aveva preso posizione perfettamente. Turković, Udovicic, cambio di posizione, nuovamente Udovicic va verso l'esterno e mette il pallone sul palo lungo, bella azione personale questa di Eruk Udovicic. Cerca e trova la gioia personale perché anche lui premiato da tutto il lavoro, da tutto il movimento che apporta la manovra d'attacco bolzanina. Nuovamente Di Nardo che è la soluzione più cercata in questi ultimi minuti. È stato schienato praticamente, una mossa più da wrestling che da pallamano. Tre persone su di lui, cade anche male, si lamenta un po' qualche dolorino alla schiena, non è bello cadere così, soprattutto con la spinta di tre colossi di quelle dimensioni. Si accomoda in panchina Damir Alilković, prestazione fatta di grande sostanza, di grande concretezza. È il rinforzo che serviva probabilmente a Bolzano, senza nulla togliere ad Anesin Rebner che è uno specialista difensivo eccezionale, ma nella fase d'attacco Alilković ha una marcia in più. Sì, sì, ha un valore aggiunto sia in attacco che in difesa. Questi giocatori è sempre meglio averli che non averli, quindi insomma ha apportato e non solo, si è integrato, è anche un giocatore che ha molto carisma, ha molta grinta. Il Bolzano ne ha giovato anche come atteggiamento sia in difesa che in attacco. Poi un giocatore estremamente volitivo, lo vediamo, è strano vedere un pivot, a volte capita ma non è la normalità un pivot andare in contropiede, per lui è quasi una normalità perché 3-4 contropiede a partita Alilković ce li regala. 33-25, pieno controllo sulla gara da parte del Bolzano con la possibilità comunque per Trieste di portarsi dalla linea dei 7 metri. Rovatin era andato a conquistarsi questa chance, Lekovic adesso proverà a trasformare, tra i pali c'è Amendolagine, il tiro immediatamente dopo il fischio, non sbaglia Lekovic per il 33-26 quando siamo giunti al 56esimo minuto e 33 secondi. Torna a segnare Trieste, anche se come dicevamo in precedenza il volante della partita ce l'ha in mano il Bolzano, prende corpo questo allungo su Pressano fino al +6 a questo punto.
L'avevamo detto alla fine della Coppa Italia, Pierluigi, possiamo dirlo probabilmente anche stasera, anche dopo questo turno di campionato che ha visto il Bressano rallentare e il Bolzano continuare a vincere. Bolzano è la squadra da battere. Assolutamente la squadra da battere, anche perché i segnali sono chiari, comunque sia in Coppa Italia che ogni partita dimostra di non essere mai doma, mai appagata, continua a macinare gioco, continua a entrare in ritmo, abbiamo detto più volte, sembra continuare a migliorare partita dopo partita. Questa è una squadra che ha tante di quelle possibilità e tanti di quei giocatori, che probabilmente più gioca e più trova quegli automatismi necessari per esprimere tutte le sue potenzialità, a differenza magari di una squadra costruita normalmente che si sfibra, perde energia, perde brillantezza. Il Bolzano invece sembra acquisirle sempre di più. Anche perché è facile immaginare come giocatori come Turković, Sporcic, Volarević abbiano molta fame, soprattutto in relazione alla passata stagione dove in finale scudetto non sono arrivate, si sono fermate in semifinale. La finale dello scorso anno è stata tutta pugliese tra Conversano e Fasano, che poi ha vinto lo scudetto, e in Coppa Italia erano stati sconfitti in finale, dunque la fame di trofei è tanta per giocatori come questi, abituati a vincere non sempre ma quasi sempre. Una fame, una voglia di rivincita, giocatori abituati a vincere, non abituati ad essere fuori dai giochi, e quindi sembra non voler lasciare niente al caso quest'anno il Bolzano, non regalandosi neanche una partita di deconcentrazione, sempre presenti tutti dal primo minuto. 34 a 27 il risultato, con il cronometro che dice 1:40 da giocare. Incessante comunque il sostegno del pubblico del Parachiarbola, perché Trieste ha giocato una partita coraggiosa, fatta di grande cuore per tre quarti di gara, fino a che ha tenuto il fiato, fino sì. A che le poche rotazioni hanno garantito qualità alla squadra di Carpanese. Continua a ben figurare, continua comunque a provarci anche semplicemente per limitare i danni, perché questo Trieste non merita un divario largo, anche per quello espresso in campo, tanto cuore, anche se non è bastato per impensierire un Bolzano così. Ultimo minuto di gioco, al termine della gara andremo in pubblicità per poi tornare per fare il quadro, per dare un'occhiata anche alla classifica aggiornata del campionato di Serie 1 maschile, che non si ferma, che la settimana prossima ci regalerà un super derby di Puglia tra Conversano e Junior Fasano, una partita importantissima nelle economie della classifica, soprattutto nella lotta per il quarto posto, con il Fasano che fa la corsa sul Cassano Magnago, e Cassano Magnago che è una partita tutt'altro che semplice contro questo Trieste che appare rinvigorito al di là della sconfitta maturata questa sera dalla cura carpanese. Sì, abbiamo in programma tantissime finali sia per l'alta che per la bassa classifica, probabilmente partite quasi senza ritorno, che comunque potranno definire in modo reale, comunque molto forte, quella che è la classifica di questo campionato di Serie 1. Finisce così la vittoria del Bolzano, che batte 35 a 28 il Trieste alla Parachiarbola. Si tratta della 18ª vittoria in 21 gare per la formazione altoatesina, che soffre, sa soffrire per tre quarti di gara e poi fa valere tutta la sua classe, la sua esperienza, la sua maturità, e va a prendersi i due punti in un campo difficile come la Parachiarbola. Andiamo in pubblicità, fermiamoci solo per un attimo però, perché poi facciamo il punto su quello che è accaduto e dovrà accadere in Serie 1 maschile. A tra poco.
Acchiarbola di Trieste, finale della sfida vinta dal Bolzano in trasferta 35-28 contro la formazione triestina che chiude la 21esima giornata del campionato di Serie A1 maschile. Guardiamone insieme il quadro completo, vediamo che cosa è accaduto ieri, ovviamente fissando anche quanto è successo oggi con il successo da parte della formazione bolzanina che rafforza il suo primato in classifica e stacca il pass matematico per i playoff scudetti. Era solo una questione puramente formale, naturalmente. 35-28 il finale, le vittorie importanti di Fasano che resta in corsa ma continua a vincere anche il Cassano Magnago. Fasano resta in corsa per i playoff. Gaeta 31-24 contro Cingoli, vittoria esterna del Fondi in casa di Merano come anche per il Conversano. Bologna invece resta in corsa per la salvezza, ossigeno puro nel 27-23 contro Siena. Ti aspettavi questi risultati, Pierluigi? Qualche sorpresa? Qualche sorpresa, innanzitutto ci sono credo delle piacevoli sorprese ad esempio in casa Bologna, perché il Bologna non è più la Cenerentola di questo campionato ma ha agganciato nell'ultima posizione il Cingoli dopo una lenta e faticosa risalita. Tanto è cambiato dall'innesto di Pereira che ha portato tanto in qualità e quantità soprattutto di reti segnate. Ieri ne ha fatto le spese il Siena, che comunque rimane una sorpresa positiva di questo campionato, che ha sempre ben figurato. È ottimo il lavoro fatto dal mister Fusina e dalla società. E comunque vediamo che per quanto riguarda l'alta classifica, il Bolzano chiaramente promosso a pieni voti e ha preso e ha staccato il primo pass per i playoff. Dormono sonni relativamente tranquilli Pressano e Conversano, mentre continuano a duellare e continueranno a duellare probabilmente ancora per molto Cassano e Fasano. Non sono ammessi cali di concentrazione e di tensione se si vuole agguantare il quarto posto dei playoff. E invece poi insomma zone comunque tranquille, relativamente tranquille, che non hanno quasi niente più da chiedere in chiave playoff e playout sia per Trieste, Siena, probabilmente Fondi. Invece la storia cambia un po' se guardiamo le parti basse della classifica. Perché? Perché abbiamo il Cingoli e il Bologna che hanno 10 punti e Cologni e Merano sono nel mirino, soprattutto perché ad esempio il Merano il prossimo sabato giocherà un big match fondamentale per i cammini di entrambe le squadre contro il Cingoli e poi avrà un tour de force incredibile da qui fino alla fine del campionato, perché incontrerà Pressano, Conversano, Cassano e Fasano. Quindi insomma è comunque difficile sia l'alta che la bassa classifica. Hai imparato il calendario a memoria, hai dettagliato tutto nei minimi particolari. È tutto chiaro, ma dovremo vedere che cosa accadrà naturalmente iniziando dal big match della settimana prossima, quello tra Conversano e Junior Fasano, altro banco di prova importante per i campioni d'Italia che se vogliono restare nella zona a contatto con i playoff avranno bisogno sicuramente di fare punti. Quello sarà il prossimo match of the week, quello della 22esima giornata della Serie A1 maschile. Lo seguiremo insieme domenica dal Pala San Giacomo su Sport Italia, ma per questa sera dal Pala Chiarbola è tutto. Vi ricordo il punteggio: Bolzano ha battuto Trieste 35-28, prova di forza l'ennesima della formazione altoatesina. Da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello un grande grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona palla a mare a tutti, alla prossima.